Che dire, una cosa è certa, per ora è colpa vostra. Non siete stati in grado di governare quest'opera, questo è evidente. Sono stati fatti dei danni che dureranno millenni perché alcuni interventi non si possono ripristinare ambientalmente, ci sono, il danno è fatto. Sono stati sprecati circa 760 milioni di euro di soldi dei cittadini contribuenti. Ci sembra che il Partito Democratico sia in assoluto stato confusionario, perché al suo interno diverse sono gli indirizzi espressi da diversi livelli istituzionali. Il Presidente Rossi dice passerete sul mio cadavere, Nardella dice fermiamo l'opera, a Roma non si sa che si dice, perché gli incontri si fanno anche a Firenze in stanze chiuse. Rileviamo anche una grave superficialità e una mancanza di rispetto delle regole. Quando si parla di una soluzione proposta, un tunnel più breve, ne parleremo a settembre. Io ricordo ai colleghi che il testo unico ambientale, la legge regionale 10 del 2010, prevede che si debba fare un progetto definitivo su una modifica sostanziale dell'opera, sulla quale deve essere attivata una valutazione di impatto ambientale, che prevede su richiesta l'attivazione di un'inchiesta pubblica. E questo va detto e va soprattutto fatto. Non possiamo buttare là l'idea, l'ipotesi, faremo un tunnel diverso. Ma di che cosa stiamo parlando? Ancora questo modo di governare le opere pubbliche per noi è inaccettabile. Allora approfitto per parlare della proposta. Con molta umiltà, nel nostro piccolo, con le quattro risoluzioni che oggi vi presentiamo, c'è una concreta via d'uscita. La prima è il rispetto della legge, quindi prevedere che ogni volta che si parli di un nuovo progetto o di una modifica sostanziale, si rispetti il testo unico ambientale e la legge regionale 10 del 2010, che prevede la valutazione di impatto ambientale e l'attivazione di un'inchiesta pubblica. L'attivazione di un dibattito pubblico così previsto dalla legge regionale 46 del 2013 è un obbligo, visto l'importo dell'opera, ma anche della sua ipotetica variazione. Attiviamo da subito un percorso istituzionale partecipato con i comitati tipo quelli NOTAV, come comitati, associazioni tipo l'associazione IDRA, ma soprattutto apriamo per una volta questo palazzo a intelligenze che sono fuori e non aspettano altro che essere ascoltate. Come per esempio il professor Ponti del Politecnico di Milano e l'intera Università di Firenze, e questo è l'altro punto, che aveva fatto un progetto di superficie, di buon senso, meno impattante, più veloce per la sua realizzazione, che non è stato preso in considerazione. E noi chiediamo che venga preso in considerazione, perché ogni volta che si fa una variazione sostanziale o un nuovo progetto, deve essere anche comparato con altri tipi di progetto. Ce l'abbiamo. Convochiamoli, sentiamo cosa hanno da dire. E poi l'ultimo punto. Noi riteniamo che i raddoppi ferroviari siano un aspetto strategico per questa regione. Allora, se eventualmente si liberassero delle risorse per questo blocco dell'opera, investiamo da subito in un programma a medio-lungo termine per i raddoppi ferroviari della regione Toscana. Ad oggi il 40% della nostra infrastruttura è a monorotaia. Partiamo da subito col raddoppio Lucca-Ulla, Pistoia-Lucca, Empoli, Siena e poi a seguire tutte le altre. Io spero che apprezziate anche tutto il nostro sforzo propositivo e concreto che trovate scritto nelle risoluzioni che ho appena presentato. Grazie.